Lo spunto è quello dei risultati della Summer School 2024 del Dipartimento di Architettura dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, ma inevitabilmente tutta l'attenzione si concentra su ciò che il workshop progettuale legato alla Summer School e che ha visto il coinvolgimento di 200 studenti provenienti da 15 Atenei di tutta Europa, coordinati dal professor Paolo Fusero, ha prodotto, ovvero il Master Plan di ampliamento del campus di Pescara, che interessa aree di proprietà pubblica in parte anche di proprietà dell'università stessa e che coinvolgono una vasta area che va da Viale Pindaro fino alla stazioncina ferroviaria San Marco. Un progetto ambizioso che ridisegna una porzione importante della città di Pescara, formando una vera e propria cittadella universitaria a pochi passi dal centro. È la dimostrazione che noi abbiamo due campus, nessuno dei due è di serie A o di serie B, per noi sono ugualmente importanti, avevano delle criticità diverse, stiamo facendo un forte investimento su Chieti e adesso oggi si presenta per la prima volta in assoluto qual è il nostro progetto di sviluppo su Pescara. È un progetto ancora molto allo stato embrionale, ma che dà l'idea di quello che noi pensiamo possa essere il campus all'interno di questa città. Costi e tempistica? Allora, i costi al momento, diciamo che è una progettualità in cui non c'è ancora un bilancio effettivo, quindi diciamo che valuteremo, anche perché in questi progetti è possibile intercettare dei finanziamenti ministeriali. Comunque si tratta ancora una volta almeno di decine di milioni di euro, sono investimenti molto importanti. La tempistica, ma in realtà un primo passo l'abbiamo già fatto con l'inaugurazione della nuova sala lettura, gli altri dipende da quando saranno fatti i progetti esecutivi. Io mi auguro che prima della fine del mio mandato riusciremo a vedere completo anche il campus di Pescara. Si prevede una espansione sul nostro terreno che affianca il Tribunale, dove vorremmo stabilire il Politecnico e una biblioteca che arricchirebbe quella che già abbiamo inaugurato qualche tempo fa, e poi una espansione verso le aree delle caserme, quelle che chiamiamo delle aree delle caserme, cioè quella dei Vigili del Fuoco e quella di Dicocco, dove nella caserma dei Vigili del Fuoco ci sarà una ristrutturazione dell'edificio per farci una residenza universitaria, una foresteria con la mensa. Invece la Castella di Cocco significherebbe il parco e quindi, diciamo, la vivibilità della città all'interno della nostra città universitaria. Io lo ritengo estremamente importante, chiaramente dipenderà molto dalla forza dell'università. Se ci sarà bisogno di contribuire come Regione Abruzzo, ovviamente saremo a disposizione per sostenere quelle parti di competenza specifica regionale, come per esempio le case dello studente.